State ascoltando SBS Italian. Vienna, sventato attentato terroristico dell'ISIS al concerto di Taylor Swift. New York, arrestato un cittadino pakistano, secondo l'accusa stava pianificando un attacco contro Donald Trump. Regno Unito nel caos per le manifestazioni anti-immigrati, allarme per le violente proteste dell'ultradestra. Olimpiadi, pallavolo maschile, sfuma il sogno della finale, gli azzurri di De Giorgi sconfitti 3-0 dalla Francia di Andrea Gianni. Di nuovo buongiorno da Dario Castaldo con l'aggiornamento delle notizie di SBS Italian di questo giovedì 8 agosto 2024, che apriamo dall'Austria, dove le autorità di pubblica sicurezza locali hanno arrestato due persone che secondo la polizia stavano pianificando un attentato terroristico in uno dei concerti di Taylor Swift in programma all'Ernst Happel Stadium di Vienna. Secondo le prime informazioni, la notizia sarebbe giunta all'antiterrorismo austriaco grazie ad una soffiata delle agenzie di intelligence straniere e dietro l'attentato ci sarebbe stato l'ISIS. La polizia ha arrestato due sospetti, tra i quali un ragazzo di 19 anni, un cittadino austriaco che si era radicalizzato ed era entrato a far parte dello Stato Islamico con una cerimonia online. Nell'appartamento del giovane sono state trovate sostanze chimiche che secondo gli inquirenti sarebbero servite per preparare gli esplosivi. Intanto la cantante ha cancellato i tre concerti previsti per oggi, domani e dopodomani allo stadio di Vienna e gli organizzatori hanno annunciato che i biglietti verranno automaticamente rimborsati. Negli Stati Uniti adesso, dove un cittadino pakistano con presunti legami con l'Iran è stato arrestato con l'accusa di aver complottato per uccidere un politico o un funzionario americano come rappresaglia per l'uccisione del capo dei Pasdaran iraniani Soleimani. Secondo alcune fonti, nel mirino dell'attentatore c'era Donald Trump, che all'epoca dell'uccisione di Soleimani nel gennaio del 2020 era il presidente degli Stati Uniti. Adesso il 46enne Asif Merchant è in custodia a New York. Il Pakistan fa sapere di essere in contatto con le autorità americane in attesa di dettagli, mentre la rappresentanza iraniana permanente alle Nazioni Unite parla di affermazioni e di accuse false. Voltiamo pagina, andiamo nel Regno Unito, dove la polizia britannica ha previsto oltre 100 manifestazioni di protesta organizzate da gruppi dell'ultradestra contro i migranti. La tensione nel paese è salita dopo l'uccisione di tre ragazze alle porte di Liverpool e dopo che online sono circolate informazioni fuorvianti a proposito dell'autore del delitto, che secondo le fake news sarebbe un immigrato radicalizzato. Fonti delle forze dell'ordine hanno confermato che sono in programma circa una trentina di contromanifestazioni, un fatto che alimenta le preoccupazioni per la sicurezza pubblica dopo gli scontri dei giorni scorsi che hanno portato al fermo di oltre 420 persone. Il capo della polizia metropolitana di Londra, Mark Burley, ha spiegato a Sky News in che modo le autorità stanno cercando di gestire la situazione. We've seen that list circulated. Obviously, that's at the centre of our planning, also keeping an open mind on other possibilities and other intelligence that's coming into our system. That's why we have thousands of officers on tonight. We will protect those people. It is completely unacceptable, regardless of your political views, to intimidate any sector of lawful activity. And we will not let the immigration asylum system be intimidated. They're operating lawfully. The thugs and criminals targeting them are not, and we'll stop that. Intanto la vice prima ministra Angela Rayner ha condannato tutte le violenze. Coming on the streets, throwing missiles at the police, attacking hotels like this one I'm here today is not a legitimate grievance. It's not the way we do politics in this country and nobody should be condoning that. This is thuggery. Mm-hmm.
Una notizia di sport: Olimpiadi, nulla da fare per l'Ital Volley al maschile. La nazionale di Fefe De Giorgi è stata nettamente sconfitta per 3-0 dai padroni di casa della Francia in semifinale. Francia allenata dall'ex compagno di nazionale di De Giorgi, Andrea Gianni. 3-0, come detto, il punteggio a favore dei transalpini, che andranno a giocarsi l'oro nella finale contro la Polonia, che ha battuto per 3-2 gli Stati Uniti. Per gli azzurri, quindi, la consolazione della finalina per il bronzo contro la nazionale a stelle e strisce, partita che è in programma nella giornata di domani. Oggi, viceversa, sono in programma le due semifinali del torneo femminile. Si comincia con Brasile-Stati Uniti. A seguire, le azzurre di Giulio Velasco partono favorite contro la Turchia, già battuta per 3-0 nella fase a gironi. E con questo è tutto per il News Flash di SBS Italian di giovedì 8 agosto 2024. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.